Ciao ragazzi, oggi nuova puntata, nuovo unboxing e vi porto nuovamente un po' di prodotti che mi sono arrivati da Temu. Allora, questa volta mi sono arrivati ben due pacchi per una questione di dimensioni di alcuni oggetti. Iniziamo subito con il primo unboxing. Come vedete è un bel pacco importante, non ricordo nemmeno cosa ci sia, apriamolo subito. Allora, ancora pacco, apriamo, speriamo di non aver distrutto nulla. Lo apro con voi. Allora, qui abbiamo un articolo interessante, si tratta di una lampada RGB, di quelle da terra, dopo ve la, ora vi la faccio vedere, vi faccio vedere l'unboxing, eccola qui. La cerchiamo di montarla. Come funziona? Allora. Arriva, come vedete, in vari segmenti, all'interno c'è una striscia LED, come potete vedere. E vediamo un attimo se ci sono le istruzioni. Troviamo anche un cavo USB di tipo C, il telecomando. Sì, ci sono anche le istruzioni, ma ci parlano del telecomando, ma non ci dicono come montare la lampada. Poco male, andiamo ad intuito. Questa è la parte finale, quindi qui abbiamo il nostro. Ed eccola qui. Oh, ragazzi, è bella grande, eh? Questa è una lampada da terra. Ora non c'entra tutta l'inquadratura, ma il tempo di attivarla e ve la faccio vedere. Super leggera, come potete vedere. Qui nella parte inferiore abbiamo, non so se riuscite a vederlo, ora ve lo mostro un po' più da vicino. Qui c'è l'ingresso per la USB-C e dopo ve la faccio vedere accesa. Direi di passare al secondo pacco. Eccolo qua. Ecco, questo è un po' più pesante, dovrebbero esserci un po' più di cose dentro. Andiamo a vedere cosa è arrivato in questo pacco. Allora. Tutto in una bustina Temu, come potete vedere. Cosa troviamo? Andiamo ad aprire. Mi sembra Natale, ragazzi, eh? Allora, primo pacco, questa. Allora, ragazzi, visto che ho preso qualche articolo che ho visto spesso andare forte sul canale Telegram, sono articoli per il fai da te e il primo è proprio una lampada, come potete vedere. Una di quelle lampade che si indossano, una lampada frontale che promette di essere super super performante. Andiamo ad aprire, ecco, apro con voi. Andiamo a scoprire cosa c'è, la lampada. Poi l'accetto per indossarla, dopo cerchiamo di capire come funziona, e il cavo di ricarica, in questo caso è un micro USB. Allora ragazzi, questa la proviamo subito, vediamo. Oh cavoli, fa una bella luce. Proviamo i vari. Allora, luce singola, doppia luce, aumentiamo la potenza, tutte le luci accese e si va in disco. Funziona, magari
la provo anche al buio, vi faccio un video di come funziona al buio, giusto per farvi vedere. Questo è il pulsante con cui selezionate le varie modalità, qui invece c'è l'ingresso per la ricarica USB. Allora ragazzi, come vedete è buio pesto, non si vede praticamente niente, e adesso andiamo a provare. Aspettate, lo alzo un attimino, se no non vedete niente. Ora andiamo a vedere come funziona questa lampada. Pronti ragazzi, come vedete totalmente buio, adesso vado ad accendere la lampada frontale. Wow, wow ragazzi, cambiamo modalità, ecco, fascio ampio, ragazzi, da buio pesto praticamente ha illuminato tutto. Cambiamo ancora modalità, abbiamo una profondità maggiore ed ora strobo. Ora la spengo per farvi vedere la situazione di luce effettiva, vedete, non si vede nulla, la riaccendo, allargo il fascio, beh, che dire, promossa. E andiamo a vedere il prossimo. Allora, anche qui ragazzi, ci troviamo davanti a un'altra lampada, una torcia portatile, è una di quelle torce che quando vedete l'advertise sui siti, torcia super luminosa che si vede fino alla luna praticamente, e andremo a scoprire se è vero. Intanto la vado a tirar fuori dalla confezione, eccola qui. Allora, anche in questo caso si tratta di una torcia che ha diverse modalità, veniva pubblicizzato come una torcia molto molto potente. Vediamo un pochettino se questa è già carica. Sì, anche in questo caso abbiamo la torcia già carica, che devo dire la verità sembra molto molto potente. Abbiamo varie impostazioni, quindi una illuminazione di tutti e cinque i LED, poi qui una variazione di intensità, lo strobo, e poi abbiamo anche la possibilità di utilizzare questa luce LED laterale. Ad occhio ragazzi mi sembra abbastanza potente, la devo provare ovviamente in condizioni di assenza di luce. Anche in questo caso abbiamo pulsante selettore delle modalità e slot coperto dalla gomma per la ricarica USB. Anche questa la andiamo a provare magari più nel dettaglio in condizioni di buio. Ok ragazzi, ora proviamo la torcia super potente. Come potete vedere non si vede nulla. Guardate dove arriva questo fascio. Cambiamo modalità, un fascio zoomato. Strobo. E questa invece è la luce laterale, che anche ha il suo perché. Non male, non male direi. Andiamo a spegnerla e torniamo, ecco, buio pesto, accendiamo la luce principale. Wow, devo dire che fa una bella luce. Beh ragazzi, promossa anche questa, funziona. Prossimo prodotto, cos'è? Ah, questo è un giochino, ovviamente mio figlio mi ha visto mentre stavo lì a fare l'ordine e mentre scorrevo insomma tutti i prodotti, ha visto questo prodotto e lo ha voluto, quindi questo è un giochino per mio figlio, praticamente la versione squalo del cocco dentista. Quindi
è quel giochino che voi andate a premere i denti dello squalo fino a che non trovate il dente che vi farà mordere, ecco, dallo squalo. Ovviamente è un giochino da fare assieme ad altri bambini, è un gioco di società che nella sua semplicità, però vi garantisco, intrattiene per parecchio tempo i bambini. Quindi questo è per mio figlio, lo poggiamo qui. Proseguiamo, cosa abbiamo? Ah, altro prodottino che viene spesso pubblicizzato online, si tratta di una lampada, di una tavoletta, o meglio, ecco tutto il contenuto, lo prendiamo. Allora, vediamo un po'. Non ci sono istruzioni, ovviamente. Cosa abbiamo? Abbiamo una base con attacco USB e vi faccio vedere. All'interno di questa fessura, non so se riuscite a vedere, ci sono dei LED. Questi LED vanno ad illuminare questa tavoletta trasparente. Ora, voi la vedete marroncina perché c'è una copertura, credo si debba togliere. In ogni caso funziona in questo modo, si va ad inserire nella base, si illumina, questa poi ve la faccio vedere con calma, vi faccio un video proprio per farvi vedere come funziona, e viene accompagnata da questa penna che ha la punta, una punta per scriverci su e una gommina per cancellare. Procediamo, altro prodotto, eccolo qui. Allora ragazzi, io tra le tante passioni ho anche quella del fai da te, mi piace avere sempre a disposizione i miei strumenti, ma non so come è possibile, nonostante io abbia tantissime chiavi di tutte le misure possibili e immaginabili, c'è sempre il caso in cui vado a cercare una chiave e non trovo la misura che mi serve. Ed ecco perché ho deciso di prendere questa chiave doppia testa universale, che nella parte più piccola, allora, prima ve la faccio vedere da vicino, eccola qui. Allora, dicevo, nella parte più piccolina ha la possibilità quindi di ingaggiare dadi dalla misura 3 alla 8, mentre nella parte più grande dalla 8 fino alla 17. E, ovviamente non so se sarà all'altezza, ve lo farò sapere, comunque è un utensile multifunzione che è sempre bene avere nel nostro arsenale. Mettiamo da parte. C'è ancora un prodotto, sì, ultimo prodotto, ragazzi. Anche qui si tratta di un prodotto per il fai da te. Si tratta di un kit, come potete vedere, un kit di cacciaviti 32 in 1. Questo è il cacciavitino. Innanzitutto vi faccio vedere che il kit è davvero molto completo. Ora, al di là del cacciavitino che avete visto, qui ci sono davvero tantissime punte. Allora, come si innestano queste punte? È semplicissimo, vedete, qui abbiamo questo sistema di innesto che ha diversi segmenti perché ci permette di variare la lunghezza del nostro cacciavite. Quindi quello che vado a fare, ora ve lo mostro più da vicino, vado ad abbassare questo, inserisco il mio adattatore e ora ho una lunghezza fissa. Se vado a tirare indietro e estrarre l'adattatore, vario la lunghezza del mio cacciavite. Su questo lato del manico ho un portapunta, quindi posso andare a mettere una punta che mi può servire in un secondo momento. La prendo e la vado a innestare sulla parte superiore del mio cacciavite. Quindi è uno strumento comodo, lo possiamo regolare come più ci piace, ha tantissimi accessori ed è qualcosa che torna sempre utile. Anche un cacciavite di queste dimensioni torna sicuramente utile in tantissime occasioni. Bene ragazzi, queste
questi erano i prodotti di questo unboxing. Perché ho acquistato tutte queste cose? Beh ragazzi, in realtà questo video non era programmato, ma siccome io sono affiliato Temu, a un certo punto ho trovato sull'applicazione un avviso che mi diceva che c'era stata un'interruzione per quanto riguarda l'utilizzo del pannello di affiliazione, e Temu, per scusarsi, mi aveva dato 30 euro di credito. A questo punto ho deciso di investire questi 30 euro per creare un video unboxing, visto che non ne facevo da un po'. Ma la cosa bella, vi faccio vedere poi in sovraimpressione tutto lo storico dell'acquisto, è che il prezzo totale di tutto quello che avete visto si aggirava intorno ai 90 euro senza sconti, che con gli sconti scendeva di parecchio, aggiungendo i 30 euro di credito gratuito che ho ricevuto, insomma tutta questa roba io l'ho pagata 80 centesimi, come potete vedere dalla grafica. Bene, ho comunque approfittato di questo credito per prendere degli oggettini, soprattutto per il fai da te, che mi servivano, che avevo sempre puntato, ma avevo sempre poi rimandato l'acquisto. Fatemi sapere nei commenti se questo unboxing vi è piaciuto, e come al solito ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, e io vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi!